Può essere già adesso la fine? Ma perché questa è la fine della mia ricerca e io ho fallito. Cercavo di dimostrare che il mondo intero, o almeno il mondo conosciuto o navigato, è retto sempre più da una sorta di caos universale che pervade ogni aspetto della vita umana. E fin qui sarebbe tutto semplice, credo. Ma il mio fallimento è dovuto al fatto che ogni volta che mi sono avvicinata agli strumenti per la mia argomentazione, un'argomentazione di una tesi che voleva essere assoluta, la confusione regola ogni cosa, ho riscontrato negli autori più diversi come una presenza di forze regolatrici, qualcosa che riesce a dominare il caos stesso. E da qui il mio fallimento. Avendo una propria logica, anche se casuale, la confusione non è più tale. E quindi non c'è. E adesso vorrei solo dormire. Idiota! Non ti puoi già dare per sconfitto, sei un occupato ozioso. Il tuo errore è stato quello di considerare la tua tesi come vera già in partenza. Dovrai compiere un processo inverso e scoprire gli errori che hai compiuto. La tua è un'antitesi e la tesi dovrai scoprirla tu. Raccontami il tuo percorso. Perché ormai è pochissimo tempo. Hai visto? Su, inizia dal principio. Quali sono gli ostacoli che hai incontrato? La tua domanda è difficile. Qualche ora fa stavo considerando il pensiero di Arthur Schopenhauer. Mi ha messo in difficoltà perché pone una visione difficile da contestare. Il mondo retto dalla volontà. La natura è abitata da un ciclo perenne di volere. Si vuole continuamente, ciclicamente e insensatamente. Tutto è un dramma caotico. E quindi il caos, in un certo modo, è giustificato. E quindi la volontà. La volontà. La volontà. Voglio. Non ti dare già per vinto. Ora hai scoperto il mondo come volontà.
che chiami confusione è in realtà una tua stessa rappresentazione.